ogni uomo porta sul proprio corpo i segni della propria vita, dei suoi incontri, dei suoi viaggi. Ulisse deve il suo nome proprio a uno di questi segni. Durante una battuta di caccia, un cinghiale lo aggredì e gli provocò una profonda ferita ad una gamba. Ulisse infatti significa lo zoppo. Le linee della mano di Ulisse, come sentieri su una carta geografica, come rotte su una carta nautica, portano dritte a luoghi fantastici, a incontri straordinari. Alcuni uomini sanno leggere quelle linee prima che i fatti accadano, altri solamente dopo. Ulisse, chi era costui? Nascosto dentro la pancia di quel cavallo, con le mani sulla spada, aspettava di sentire che cosa sarebbe successo. Ma quando tutti si addormentarono, dalla pancia di quel cavallo venne calata una fune e cominciarono a scendere piano piano, lentamente, in silenzio, i soldati greci guidati da Ulisse, e piano, scavalcando corpi addormentati di donne, uomini, bambini, arrivarono alla porta centrale della città, aprirono la porta spalancata e l'esercito greco si riversò all'interno della città e cominciò un La freccia attraversò tutte e 12 le scuri e si piantò dritta nel centro di quell'anello. Tutti rimasero sbigottiti e a quel punto Ulisse guardò la folla dei proci radunata nel centro della sala. I suoi amici avevano chiuse le porte perché nessuno riuscisse a scappare più da quella sala. Girò l'arco verso di loro e disse: «E adesso tocca a voi. È ora di smetterla, di usurpare il mio trono e di vessare la mia gente». Inarcò un'altra freccia e... «Ma tu chi sei? Io sono Polifemo, e tu?» A quel punto Ulisse, la cui linea dell'intelletto dimostrava che era in grado di fronteggiare anche la forza più bruta, con l'espediente dell'intelletto disse: «Io mi chiamo Nessuno». «Oh, bene, Nessuno, molto bene. Allora faremo così, anch'io voglio farti un regalo». «Ebbene, Nessuno, io ti mangerò per ultimo». Ulisse la maga dà a tutti i suoi visitatori una pozione che trasforma immediatamente gli uomini in bestie. «Ma io ti darò un antidoto, Ulisse, ricordati. Bevi quell'antidoto e sarai immune dal veleno della maga e potrai renderla schiava e farle fare quello che vorrai». «Hai passato un confine, Ulisse. Non puoi tornare indietro. Tutto ciò che ti resta ora è varcare le soglie oscure dell'abisso. L'Ade, la via che hai scelto per ritrovare la tua casa, passa attraverso l'oceano nebbioso al di là del quale hanno dimora i defunti». Dopo la visita al regno dell'Ade, ripresero il mare. Ripresero il mare e partirono verso Itaca. Ma questa volta... il pericolo che dovevano affrontare non veniva dalla terraferma. Il pericolo che dovevano affrontare era un pericolo che si sarebbe manifestato nel centro del mare. E infatti stavano per attraversare un lembo di mare che era infestato da esseri straordinari, esseri che ipnotizzavano i marinai, esseri suadenti, esseri alla vista bellissimi. In quelle terre viveva una mandria, la mandria sacra al dio sole. Quelle vacche non potevano essere toccate da nessuno. Ebbene, in un momento di sconforto, uno degli uomini di Ulisse catturò uno di quegli animali, lo portò all'accampamento, venne macellato, cotto, e tutti ne divorarono le carni. Però il consiglio dei feaci decise di dare comunque la nave a Ulisse, di dargli un gruppo di marinai e di ritornare a Itaca. «Non conosco quest'uomo. Figlio, ieri costui era un altro, un mendicante. Ma io ho creduto di riconoscerlo, ho pensato che fosse Ulisse. Ma lui mi ha detto: sono Etone da Creta. Io vedevo lì davanti a me l'uomo che ho atteso 20 anni. E lui mentiva. Come se non avesse fiducia in me, come se avessi potuto tradirlo. Io che sono sua moglie. Perché?
Non gliel'ho chiesto. Ho taciuto. Ho taciuto anche con te. La moglie di Ulisse ha il dovere di essere una donna forte. Ma quale fatica bisogna fare per inghiottire le lacrime di gioia dopo tanti anni di attesa? Che cosa volevi da me? La prova che non sono cambiata? L'hai avuta. Ma adesso sono io che voglio una prova. E la prova che voglio è qualcosa che appartiene solamente a lui e a me. Mi dimostri che non è cambiato neanche lui. Mi dimostri che ricorda quei pochi anni di felicità passati insieme. Quando Ulisse non avrebbe dubitato della mia capacità di stare al suo fianco. Fammi preparare un letto, ti prego. Ti prego, sono molto stanco, regina. Il mio letto. Preparate il letto di Ulisse e portatelo qui.